ma è nata per caso nel 1979 con Guttuso. Stavo facendo un reportage nel suo studio a Palazzo del Grillo a Roma, questo studio barocco, meraviglioso. A un certo punto lui era appassionato a disegnare un cane pastore di un amico. E ho scattato dall'alto l'immagine mentre creavo appunto questo meraviglioso di disegno in china. È lì che mi sono talmente appassionato, ho detto, ma perché non fare una serie di immagini dei grandi creativi, fare un'immagine, proprio un libro dedicato alla creatività, perché l'espressione più bella delle mani è quando si crea. Senza la creatività il mondo non sarebbe nulla, basta andare in giro a Firenze, è tutto pieno di cose meravigliose come Roma, Venezia, altre città. E quindi una collezione di mani dove abbiamo anche Federico Caruso, che è un magnifico scultore, pittore, il nostro pianista, Cesare Firenze, sono molti toscani tra l'altro, sono 5 toscani, che non è male, devo dire, per una collezione. Quindi vi invito a guardarlo e... Ma penso che attraverso il mio libro non ci sono altre parole, perché possono vedere che è una cosa abbastanza rara e unica, ed è anche la seconda edizione questa, perché la prima è andata a Roma. Speriamo che anche la seconda vada bene. Benissimo, grazie maestro di essere stato con noi.